Allora, raga, appena terminata la conferenza di Francesco, come al solito non è che abbia detto grandissime cose. Oggi voglio aumentare la professionalità ed avere un microfono anche io. Non lo so, ho visto che ce l'hanno tutti quanti, quindi sembrava brutto. Che ha detto di Francesco? Non ha detto niente, come al solito. Vi riassumo la conferenza in tre punti fondamentali. Il primo, sicuramente il più importante, è che si è parlato finalmente finalmente del cambio modulo. Finalmente dico, perché secondo me la Roma ha i giocatori per fare questo benedetto 4-2-3-1, ma non perché è un modulo che mi faccia impazzire. Il 4-3 non mi piace, anzi, il 4-3 mi fa infarto proprio, perché non è che ci abbiamo vinto una minchia con 4-3 noi a Roma. Però il 4-2-3-1 secondo me valorizza Nainggolan soprattutto, che è un capitale ancora della Roma, De Strootman. E poi, non lo so, gli esterni alla fine fanno un lavoro molto simile, dipende se devono venire giù a prendere palla o devono andare in profondità senza palla, comunque sia è un discorso diverso. Però il 4-2-3-1 secondo me può funzionare. Parlano tutti il 4-2-3-1, in realtà Di Francesco ha pure menzionato il 3-5-2, ma io dubito che faccia il 3-5-2, perché sennò la partenza in Moreno non ci avrebbe avuto assolutamente senso se era nell'ottica di fare un 4-2-3-1. La seconda cosa è che Silva effettivamente non è morto, ma tornerà tra 2 settimane, così dice Di Francesco, ma ingenuo, almeno 2 mesi. E la terza cosa è che De Rossi non sarà convocato probabilmente, e che quindi a centrocampo non giocherà De Rossi, ma giocheranno nei due davanti alla difesa Strootman e Pellegrini molto probabilmente, no, molto probabilmente Strootman e Pellegrini, perché non ce l'abbiamo altri, a meno che non mette Gerson, ma dubito che lo metta dall'inizio. C'è qualcosa che mi flasha, ah, è la batteria della telecamera. E diciamo, questo è quello, le notizie importanti della conferenza di Francesco, che come al solito non è che sia veramente frizzante. Un'altra cosa di cui volevo parlare però era dell'intervista che ha rilasciato, l'ho vista poco fa, c'è cioè la luce pure, c'è cioè vabbè. L'intervista che ho visto poco fa di Alisson a Roma Radio, perché ha parlato molto molto bene di Under, e secondo me domani Under gioca. Anche di Francesco ne ha parlato bene, ha parlato come un giocatore in crescita, come un giocatore che non può fare la differenza solamente da quando entra, ma anche da inizio partita. E sinceramente l'ultima partita l'ho visto molto molto bene. Quindi secondo me domani gioca Under da una parte e Sharawi dall'altra, Dzeko davanti, Nainggolan dietro le punte, Strootman e Pellegrini, e in difesa i soliti. Quindi niente, solo un check per questo. Domani se non vinciamo col Verona io mi ammazzo, quindi se non scrivo più niente mi... Se non pubblico più niente è perché ho deciso di farla finita finalmente di tutti i miei mali. Ciao Dattio, grazie a tutti, grazie dell'attenzione. Questo è il microfono professionale. Ci vediamo alla prossima.